Ciao a tutti, sono Natalia Catellani e oggi ho preparato una crostata con frutta secca e salsa al caramello salato. Pochi ingredienti che messi insieme sono in grado di regalarci un dolce semplicissimo ma nello stesso tempo meraviglioso. La preparazione è molto semplice. Volete vedere la ricetta? Seguitemi! Avvolgetelo nella pellicola e fate riposare in frigorifero almeno 30 minuti. Imburrate uno stampo da 24 cm di diametro e adagiate sul fondo un foglio di carta da forno. E ora prepariamo la salsa al caramello. Potrete scegliere voi l'intensità del suo gusto, lasciando più o meno caramellare lo zucchero. Io lo lascio caramellare fino a quando non diventerà nocciola, a circa 180 gradi. Mettete in una casseruola lo zucchero e l'acqua. Fate andare fino a quando lo zucchero non diventerà caramellato. Se avete un termometro potete controllare la temperatura. Eccoci qui, siamo arrivati a 170 gradi, io lo porterò un pochino più su. Mi raccomando, usate un tegame dai bordi alti, perché quando andrete ad aggiungere la panna allo zucchero si formerà per reazione una schiuma che tenderà a salire. Versate la panna in un sol colpo, dovrà essere a temperatura ambiente, e mescolate con l'aiuto di una spatola. Rimanete sul fuoco fino a quando non si sarà sciolto di nuovo tutto e aggiustate di sale. A questo punto potete versare la frutta secca. Mescolate bene e lasciate leggermente intiepidire il composto. La pasta frolla c'è, la salsa a caramello con la frutta secca anche, quindi è il momento di assemblare la crostata. Tirate la frolla con il mattarello fino ad ottenere all'incirca questo spessore e rivestite la teglia fin su nei bordi. Togliete la parte in eccedenza. Io a volte per fare veloce uso le forbici. Distribuite il ripieno ormai intiepidito all'interno del guscio di frolla. Ed ora partiamo per la decorazione. Tirate la frolla rimanente e ricavate tante lunghe strisce. Posizionate al centro un bicchierino e adagiate le strisce intorno, incrociandole a raggiera. Questa simpatica decorazione la potrete applicare a tutte le torte che hanno come base la pasta frolla.
Togliete con delicatezza il bicchierino e riempite il buco con delle nocciole tostate. La crostata è pronta per andare nel forno. 45 minuti, 175 gradi nella parte più bassa e voilà! Pronta! Io adoro questa crostata e mi piace mangiarla soprattutto nelle stagioni fredde. Ed ecco qui la fettina, un guscio di frolla che racchiude un ripieno croccante e goloso. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like qui sotto il video, condividetelo ed iscrivetevi alla mia pagina per vederne altri. Grazie!